Il titolo della serata è C'è ancora speranza per la scuola, quindi glielo chiediamo subito, c'è ancora speranza? Assolutamente sì, io sono venuta da Bologna col mio trenino. Diciamo che Sanremo è un po' lontano rispetto al centro del nostro paese, però qui ho trovato il cuore della scuola, degli studenti appassionati, felici, che hanno voglia di imparare, curiosi, con un rapporto molto bello, in un rapporto molto bello con i propri docenti, anche con col preside, col dirigente scolastico. Io penso che la speranza della scuola sia questa. Ecco, vengono questi studenti, come tutti gli studenti d'Italia, vengono da un periodo davvero complicato, staccati dalla scuola, staccati tra loro, staccati dall'istituzione scolastica. Ma il periodo pandemia, il periodo didattica a distanza è stato solo negativo o la scuola ha avuto occasione anche di acquisire delle skill nuove, ad esempio la tecnologia, la didattica a distanza, la possibilità di collegarsi, cose che fino a qualche tempo fa magari erano impensabili o lontane? Nel periodo del lockdown, secondo me, abbiamo scoperto quanto è importante la presenza. Cioè, paradossalmente, nel momento in cui la tecnologia ci ha aiutato a rimanere in rapporto, noi abbiamo capito quanto sia importante la presenza, la relazione umana, la convivialità, il rapporto tra classi diverse, la possibilità di guardarsi negli occhi. E quindi durante la pandemia abbiamo capito che il primo fattore che costruisce, che educa, è la relazione umana ed è la presenza. E dentro la pandemia sono nate tante domande, perché i ragazzi per la prima volta hanno visto in faccia la morte, perché certe immagini, come quelle delle bare che uscivano da Bergamo, che se le dimentica più. E ha rimesso al centro della relazione educativa, sia in famiglia che a scuola, le domande grandi di senso e anche di futuro. Per questo la scuola è cambiata, perché noi non possiamo più riguardare i nostri studenti come li guardavamo prima, dobbiamo guardarli con più profondità. Purtroppo l'uomo si dimentica e si torna subito a una normalità meno profonda. Per quanto riguarda le nuove tecnologie, certo, abbiamo scoperto in pochi giorni che erano essenziali e non dobbiamo dimenticarcelo. Però sono uno strumento, lo strumento che deve mettere a fuoco il bello che c'è nella relazione, nel rapporto, nella scoperta, nella bellezza di tutto quello che noi abbiamo da chi ci ha preceduto e da chi vive con noi. Ecco, infine, lei ha portato avanti progetti importanti con grandi aziende, Ducati, Lamborghini, per fare due nomi. Cosa può fare però un territorio come il nostro, dove non ci sono grandi aziende e questi ragazzi rischiano di andarsene appena possibile per cercare fortuna altrove? C'è un modo per provare a tenerli qui? La fortuna di Bologna all'inizio del Novecento è stata una scuola tecnica professionale, le Aldini Valeriane, perché anche da noi non c'erano delle aziende del settore meccanico e sono nate per dei ragazzi che studiando lì hanno fatto la loro azienda. Ora, se la scuola, se gli istituti tecnici e professionali, se il rapporto che si può stabilire anche tra un liceo e delle aziende che possono avere sede nel nostro territorio, qui nel vostro territorio, oppure anche in Italia o nel mondo, perché uno dei punti facilitanti della nuova tecnologia è questa, che noi possiamo fare lezione per delle settimane con una scuola di Madrid, possiamo fare un laboratorio di ricerca con dei ragazzi che vivono in Irlanda o con delle persone che sono in Germania. Quindi io penso che si debba ripensare al futuro mettendosi insieme, cioè la scuola, l'università. Voi avete un'università bellissima, gli istituti di ricerca ne avete di eccellenti in questo territorio, ma il rapporto che si può allargare a tutto il mondo attraverso le nuove tecnologie può far entrare dentro la scuola delle opportunità, dei mondi che altrimenti non entrerebbero, e potrebbero essere i ragazzi come quelli che ho incontrato oggi, ragazzi che fanno magari il classico, lo scientifico o l'agrario, che reinventano qualcosa che ancora qui non c'è. Ecco, infine, un piccolo fuori programma, però me lo conceda, un pensiero per questi ragazzi che si sono davvero impegnati tanto per organizzare questa settimana. Nella sua esperienza, non so, avrà visto situazioni del genere o forse no, un pensiero per loro.
Io penso che questa sia la dote più bella per il loro futuro, perché dei ragazzi che hanno inventato una settimana come quella che hanno costruito, che si sono presi delle responsabilità, che hanno lavorato insieme, che si sono organizzati e che con grande apertura hanno cercato qualcosa che poteva interessare loro e i propri compagni e la città in tutta Italia, perché io non abito a Sanremo, abito a Bologna, solo per fare un esempio, poi ci sono stati degli ospiti invitati da altre città, da altri territori, dei ragazzi così avranno una marcia in più continuando gli studi dopo le superiori, e io invito tutti a continuare gli studi o nelle università oppure negli ITS, nel percorso post diploma professionalizzante che sul modello tedesco aiuta ad imparare un lavoro, una professione in modo più concreto e pratico, perché non tutti i ragazzi sono fatti per lo studio teorico, però l'invito che io faccio loro, sia nel caso in cui debbano fare medicina o giurisprudenza o economia, oppure si affaccino alla meccanica e decidono di fare gli ITS, quindi un post diploma di 2 anni più professionalizzante, non smettete di studiare.